tuo primo film, Basilicata Coast to Coast, che cosa hai voluto raccontare? Ma una storia on the road, un po' atipica, ho voluto cercare una narrazione musicale, un po' sincopata, e questo marcia attraversando una regione poco conosciuta e contemporaneamente, metaforicamente, attraversare un'altra regione poco conosciuta come la nostra anima. Sto facendo un reportage su quattro imbecilli che attraversano la Basilicata a piedi, li conosce? Abbastanza, uno è mio marito. Ma se manda un po' più piano, ho toppato le scarpe. Basilicata, Basilicata, tu che ne sai, la vista mai. Sei trovato a lavorare con Giovanni Mezzogiorno, Gasman e il cast di attori famosi che hai portato nel tuo film. Beh, loro sono grandi artisti, grandi attori, per cui è stato relativamente semplice, anzi c'è stata una bellissima relazione di collaborazione. Mi sembra che sia stato tutto molto creativo, poi loro erano comunque miei amici, sono miei amici, quindi non c'era un'intimità pregressa, per cui siamo riusciti, diciamo, a conservare questa possibilità di essere profondi. Al contrabbasso Franco Cardillo, alla chitarra Salvatore Chiarelli, al fonero della chitarra eccezionalmente con noi Rocco Santamaria. Il cast, anche Max Gazzè, quanto conta la musica? Beh, la musica è l'anima proprio del film, direi anche la scansione. La storia procede come una partitura musicale e anche il tipo di approccio recitativo nostro è stato quello di strumentisti più che di attori, cercando naturalmente di essere credibili, veri e naturali, però cercando anche una recitazione più fatta di linee melodiche e di contrappunti, quindi come posso dire, è tutta musica nel film, anche quando non si sentono note esplicite. Facciamo veloci che stasera c'ho da fare. Che stiamo scherzando? Siamo noi che ci mettiamo la faccia. E non solo quella, mi pare. Che ne sai, l'hai vista mai, ma solo che adesso mai. È finita la cassetta. E fai finta. Abbiamo scelto per rappresentare, quindi per aprire la stagione, abbiamo scelto un film italiano. È un film di un esordiente. Abbiamo scelto questo film perché è importante, credo, difendere il cinema italiano, ma è importante in particolare difendere il buon cinema, perché questo film è, credo, una delle perle di questa stagione. Ed è per questo che vi prego di accogliere con un applauso il regista del film, Rocco Papaleo. E guarda come coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare, adesso vola. Basilicata Coast to Coast, 1, 2, 3, guardare quei sogni, è bellissima.